Salve gente, sono la Rus, eccomi qua in un veloce vlog. In questi ultimi giorni, specialmente, anzi ultime settimane, diciamo, non sono stato tanto attivo sul canale. Perché? Per colpa di questo. Oddio, questo qua è il libro, è tutto matematica e latino, più che altro matematica, qui. Quindi non ho potuto pubblicare troppi video, quelli che ho pubblicato non è che li ho pubblicato tanto bene. Ho fatto un po' di casini col montaggio e tutte queste cose qui, però mi dispiace un po'. E quindi sono stato anche meno costante sulle serie, ci ho passato meno sul montaggio, facevo proprio i video un po' alla cavolo di cane. Però perché sono stato rimandato? Appunto per questo ho rimandato in matematica e latino, e dopo, forse l'ho già detto, domani ho l'esame in matematica, dopodomani quello di latino. E quindi non ho potuto tanto prestare attenzione. Dal 3, cioè dopo che avrò fatto l'esame di latino, ripartirò non forse in piena carreggiata come prima, ma ripartirò un po', inizierò pian piano a ripartire, e diciamo verso il 10, ripartirò totalmente, forse anche riuscirò a pubblicare un video al giorno. Se Dio vuole, se la mia connessione vuole, se il mio computer vuole, perché è una connessione di merda, e questo voi lo sapete. E quindi tutto qui. Volevo anche dire che i Fantage, i video di Persistent World, ritorneranno. Ne stavo montando uno. Cioè, stavo montando un Fantage, stavo montando un video di Persistent World. Ma c'è stato un errore. Ho perso tutti i file video che avevo sul mio computer. Quindi ho perso tutto. Stavo per finire il montaggio di Persistent World, l'Epic Fantasy avevo appena iniziato, perché mi serviva altro materiale. E quindi mi dispiace un po'. Ci siamo persi dei momenti abbastanza divertenti. Vi dico solo che sul video che dovevo fare di Persistent World, noi e diciamo la combricola, andavamo in giro a organizzare matrimoni. Tra le persone andavamo lì a dire: ti vado a fare un matrimonio, e poi dopo li ammazzavamo. In stile Frey, Red Wedding. Quindi tutto qui. Poi persiste lì l'Epic Fantage. Che cosa avevo fatto? Perché l'avevo registrato forse anche 2 mesi fa. Ah sì, avevo fatto Red Orchestra e Gmod, credo. Red Orchestra ero sicuro. C'era anche una parte abbastanza divertente. Mi dispiace averla persa così. Però guardiamo il lato positivo. Ultimamente ho conosciuto un bel po' di persone su YouTube, in genere, e i prossimi Fantage, i prossimi video di Persistent World, ci saranno molte più persone. Non solo Rabbit, non solo Lele, ma sbucheranno innanzitutto Ivan Perazzini, o il Perazza, o il Pera, non so come chiamarlo, quello che ha fatto video con me su Persistent World. Molto probabilmente Jesu Hizek, Jesu il narratore, non ho ancora fatto un video con lui. Loro non hanno un canale su YouTube. E molto probabilmente, se Dio vuole, anche Redbox FPS. Su Persistent World è probabile, su Fantage, forse su Gmod, sui Fantage nelle parti di Gmod e nelle parti di Red Orchestra. Quelli di Mount & Blade potrebbe anche darsi, però devo vedere, forse i prossimi Fantage avranno meno Mountain Blade, avranno più il resto. Però, che altro dire? Poi, i miei video, d'ora in poi, cioè fino a quando concluderò queste serie, saranno innanzitutto le serie che farò al momento attive sono Europa Universalis, Civilization 5 con i Veneti, che riprenderò, e oltretutto è attiva la serie, sarà attiva dal 3, ROM 2 con una fazione, non lo so, molto probabilmente farò Atene o qualcosa, non voglio fare i Romani, non voglio fare gli Spartani, non voglio fare i Cartaginesi, perché sicura al 100% che ci sarà metà YouTube che proporrà Romani, Cartaginesi e Spartani. Scommettiamo, vedremo poi dopo. E molto probabilmente comunque se non farò Atene, molto probabilmente farò, ve lo dico subito, o l'Egitto o la Partia. Non lo so, sono due fazioni che mi ispirano molto. O forse la Macedonia può essere anche figa. Ma non so, dobbiamo vedere poi. Oltretutto,
serie attive che ci saranno. Intanto il mio computer ha deciso di smettere di esistere. Le serie poi che ci saranno, ovviamente, Fantasy Persistent World. E dopodiché ci sarà ancora Riproviamo, che alla decima puntata di Proviamo inizierà una votazione particolare e andranno a stagioni, diciamo, le puntate di Proviamo. I miei video saranno un po' più montati, almeno spero di poterli montare un po' di più, se non riesco a montarli perché non ho tempo, e tenterò con video giornalieri. Quindi era solo per fare una veloce ricapitolazione di tutto. Mi scuso veramente ancora se non sono stato poco attivo, però lo studio chiama. E appunto mi sta chiamando, quindi devo tornare a studiare. Ci sentiamo alla prossima, gente. Dario è tutto. Ciao!